Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo Astro News dove come al solito andremo ad analizzare due argomenti, due tematiche che io ho preparato accuratamente per voi. Come potete vedere le fonti sono sempre le stesse, ANSA Astronomia, e oggi andremo a trattare questi due argomenti, queste due notizie astronomiche veramente molto interessanti e molto intriganti a mio parere. Questa prima notizia che potete visualizzare in questo preciso istante è molto recente, del 24 settembre, quindi di un giorno fa rispetto a quando sto facendo questo video, e parla della cometa di Rosetta che si rinnova ogni giorno. Il ghiaccio della notte evapora i primi raggi di sole. Quindi qui, come potete vedere, abbiamo questo articolo che dopo andremo a leggere e approfondire. Quindi in questa news stiamo parlando della cometa 67P Chmur-Gerasimenko e in generale della missione Rosetta, quindi aggiornamenti che ci giungono a terra per quanto riguarda la missione Rosetta e il suo proseguimento. Il articolo che potete visualizzare invece adesso è la seconda notizia, questa è del 25 settembre, quindi è di oggi rispetto a quando sto facendo questo video, e parla: in volo tra i resti di una stella esplosa 8000 anni fa, grazie al video realizzato dalla NASA. Qui abbiamo questo piccolo articolo e abbiamo anche il video, di cui vi lascio il link in descrizione se volete andare a vederlo. Io l'ho visto, come potete vedere, dura 40 secondi, un'animazione fatta dalla NASA veramente molto molto bene. È veramente affascinante questo video perché fa veramente capire la bellezza dell'universo in generale. Qui avete questa fotografia che ve lo dimostra. Quindi partiamo con l'articolo che abbiamo visualizzato precedentemente, ovvero questo, e per chi non avesse mai visto il mio video e questo fosse il primo, tengo a precisare che la metodologia con cui faccio questo video, con cui faccio questi video, questa serie che ho cominciato sul mio canale che si intitola Astro News, dove voi potete vedere me che vi spiego e vi aggiorno su quello che succede nell'ambito scientifico astronomico naturalmente, la metodologia è sempre la stessa, ovvero leggerò i due articoli, dopodiché li riassumo e dopodiché cercherò di farci un discorso mio personale in modo che tutte le persone possono capire e comprendere la notizia, non solo gli appassionati, ma anche semplicemente persone che vogliono aggiornarsi e documentarsi anche in questo ambito scientifico qua, in questo caso astronomico. Quindi partiamo con questa prima notizia e andiamo un po' a vedere le notizie che ci giungono appunto dalla cometa di Rosetta. La superficie ghiacciata della cometa 67P Chmur-Gerasimenko evapora e si ricompone ogni giorno. Il ghiaccio evapora con i primi raggi di sole e si riforma nelle ore di buio grazie alla risalita di vapore dall'interno. A scoprirlo sono stati i ricercatori italiani coordinati da Maria Cristina De Santis dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, il cui lavoro pubblicato su Nature svela i meccanismi che alimentano l'attività della cometa. È la prima volta che osserviamo su una cometa fenomeni che variano nel tempo, ossia dei cicli ricorrenti, ha spiegato all'ANSA la ricercatrice italiana. A rilevarli è stato lo strumento VIRTIS, sviluppato dall'INAF e realizzato dal SELEX-S, gruppo di Finmeccanica, grazie al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI, che si trova a bordo della sonda Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA. Si tratta di un sottile strato di ghiaccio che sublima, evapora senza passare dallo stato liquido, quando viene scaldato dal sole che si rigenera nelle ore fredde alimentato dal vapore che risale dagli strati più interni. È un meccanismo di ricarica, ha spiegato, che alimenta le emissioni della cometa. Se non esistesse questo meccanismo non vedremmo emissioni, il ghiaccio rimarrebbe confinato negli strati più profondi e freddi. La scoperta è stata fatta grazie ai dati presi da Rosetta quasi un anno fa, quando la cometa era ancora lontana dal Sole e la sua attività era molto bassa, tanto da permettere alla sonda di orbitarle molto vicino. Quindi, come potete vedere, qua abbiamo la foto di una delle tantissime foto della cometa 67P Chmur-Gerasimenko, che a mio avviso è veramente bellissima come cometa, ma anche comunque le fotografie che ci ha mandato la sonda Rosetta in questi ultimi giorni, ultimi mesi o comunque nell'ultimo anno. Una missione veramente spettacolare, importante per comprendere meglio questi corpi celesti minori del nostro sistema solare e del nostro universo, sui quali noi sappiamo che possiamo andare a cercare insomma indizi e comunque anche risposte per quanto riguarda la formazione del nostro sistema solare, ma anche comunque della comparsa della vita sulla Terra, dal momento che sappiamo che le comete sono quei corpi celesti che sono fatti del 50% dall'acqua allo stato solido, quindi ghiaccio. Comunque questo articolo ci porta aggiornamenti da questa missione straordinaria che continuerà fino al dicembre 2015, quindi
doveva chiudersi prima, ma poi hanno deciso di prolungare appunto la missione di Rosetta, che doveva finire una volta che la cometa aveva raggiunto il perielio rispetto al Sole, ovvero il punto di massimo avvicinamento alla nostra stella, che non mi ricordo più di quanti chilometri è stato, però adesso non vorrei dirvi un dato sbagliato, quindi non vi dico il numero che sto pensando, anche se credo sia giusto, però non lo dico per sicurezza. E comunque adesso la cometa si sta allontanando dal Sole, dalla nostra stella, e Rosetta continua a inseguire la cometa 67 Pichumov-Gerasimenko per raccogliere ulteriori dati che potrebbero essere utili naturalmente per studiare ulteriormente questo corpo celeste. E qui abbiamo capito un meccanismo che sulle comete, diciamo, non ci si aspettava di trovare, ma che alla fine si è rilevato molto importante, perché se non ci fosse questo meccanismo, noi non potremmo vedere appunto la sublimazione, ovvero il passaggio dallo stato solido allo stato reniforme. Quindi questo ciclo ricorrente, come viene chiamato in questo articolo, ovvero questo sciogliersi del ghiaccio quando diciamo è illuminato dal sole, dalla nostra stella, e poi di notte invece, quando diciamo la cometa è al buio, rigenerare il ghiaccio col vapore che risale dall'interno. Quindi un ciclo, diciamo, continuo, ecco, che continua di giorno, di notte. Di giorno fa una cosa, di notte fa la cosa opposta, quindi alla fine, diciamo, tra virgolette, la cometa non ci va mai a perdere, ecco. Quindi per questo articolo è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante e intrigante. Vi ho portato un aggiornamento per quanto riguarda la missione Rosetta e della sua cometa. Abbiamo capito che è stato appunto scoperto, rilevato un nuovo meccanismo che hanno le comete. Abbiamo capito questo circuito che c'è, insomma, all'interno delle comete, che perdono quando vengono illuminate dal sole, ma si rigenerano quando invece sono nel buio, grazie a questo ciclo. Quindi abbiamo un nuovo indizio per quanto riguarda le comete e in generale, insomma, questi corpi celesti del nostro sistema solare e del nostro universo. Quindi io direi di passare al secondo articolo. Andiamo un po' a vedere cos'è questa stella esplosa 8.000 anni fa. E questa fotografia io veramente la definisco spettacolare, nonché è stata fatta dal telescopio spaziale Hubble, che purtroppo nel 2018 verrà sostituito dal telescopio James Webb Telescope, che diciamo sarà molto più moderno, molto più probabilmente strumentizzato, industrializzato, insomma sarà anche probabilmente più grande di dimensioni dello specchio. Speriamo ci offra altrettante immagini spettacolari come ha fatto Hubble in questi anni di servizio che ci ha fatto. Veramente ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere delle cose spettacolari, per questo gliene dovremmo essere sempre grati, però speriamo che James Webb Telescope, il nuovo telescopio di ultima generazione, nel 2018, insomma, possa iniziare un buon lavoro e soprattutto ci possa spingere ancora più in là e quindi farci vedere ancora più dettagliatamente, o magari farci vedere cose che noi non abbiamo ancora visto, perché magari Hubble non era abbastanza potente. Comunque, aug ci auguriamo che Hubble ancora per questi 2 anni ci regali altrettante soddisfazioni. Speriamo che il nuovo telescopio che verrà lanciato nel 2018, James Webb, ci possa offrire altrettanto, se non di più, rispetto a quello che ci ha dato Hubble. Comunque, ritorniamo all'articolo e andiamo un po' ad analizzare. In volo tra i resti di una stella esplosa 8.000 anni fa. È possibile grazie al video in 3D realizzato dalla NASA con le immagini mozzafiato catturate dal telescopio Hubble. Naturalmente il link del video che io ho visto qua, che questo sito ha lasciato, vi lascio in descrizione perché si trova su YouTube, sul canale ufficiale della NASA. Il video permette di immergersi fra i resti della stella che era 20 volte più massiccia del Sole e che costituiscono una delle nebulose di gas più note, la nebulosa Velo. Chiamata così per la struttura è simile a sottili veli di gas, si estende per 110 anni luce. Si trova a circa 2100 anni luce di distanza nella costellazione del Cigno e vista dalla Terra copre lo spazio di 6 lune piene. I dettagli fotografati dal telescopio spaziale gestito dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea ESA sono relativi, invece, a un'area più piccola della nebulosa, larga 2 anni luce.
si vedono in primo piano ciuffi, filamenti e veli di gas dai colori straordinari. La nebulosa si trova lungo il bordo di una grande bolla di gas molto rarefatta, costituita dai gusci esplosi espulsi dalla stella morente prima dell'esplosione finale. Quindi io questo video l'ho visto, naturalmente molto bello, molto ben fatto. Questa immagine di questa nebulosa velo scattata dal telescopio Hubble è veramente fantastica. Quindi in questo articolo, per diciamo farla breve, quindi per riassumere quello che abbiamo letto, stiamo parlando di questa esplosione, di questa stella che è morta, era 20 volte più massiccia del nostro Sole, quindi insomma una stella molto più grande, che una volta raggiunta diciamo il suo ciclo di vita, naturalmente è esplosa e ha dato vita a questo spettacolare, come si può dire, spettacolo, insomma, che la NASA poi ci ha ricostruito in un video in 3D che è intitolato 3D Flower Visualization of Veil Nebula, della nebulosa velo, che è esplosa 8.000 anni fa. Perché naturalmente noi sappiamo che quando esplodono le stelle, o comunque quando queste violente esplosioni accadono nel nostro universo, naturalmente la loro luce ci mette molto di più ad arrivare sulla Terra. Ad esempio, si sta parlando molto della Betelgeuse, che è la stella rossa che compone la costellazione d'Orione, la costellazione invernale che possiamo vedere durante l'inverno, ovvero adesso a dicembre potremo benissimo osservare la costellazione d'Orione, dove la Betelgeuse si distingue molto bene rispetto alle altre stelle, perché è proprio di color rosso, che non potete proprio insomma perderlo. E si parla che la Betelgeuse sia già esplosa, che sia già esplosa, o altri dicono che deve ancora esplodere. Insomma, nessuno lo sa, perché se fosse già esplosa, magari la sua luce non ci è ancora arrivata qui sulla Terra, e magari è esplosa in questo momento, o esploderà fra un mese, fra anni, o magari fra una settimana, non si sa. Però si sa, l'unica cosa che diciamo è certa è che la luce che arriva qui sulla Terra ci arriva sempre molto 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 dopo rispetto a quando accadono questi eventi astronomici in diretta, questi fenomeni. Quindi per questo articolo è tutto, per questo Astro News è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che queste due news siano state intriganti e interessanti, spero che siano stati di vostro gradimento. Ci vedremo con nuovi video nei prossimi giorni, sperando che escano notizie altrettanto interessanti e altrettanto intriganti come lo sono state queste due. Io voglio dirvi solo una cosa prima di concludere questo video: prossima settimana, venerdì, ci sarà una live qui sul mio canale. Naturalmente organizzerò la live mercoledì e poi naturalmente la pubblicherò su Facebook, eccetera eccetera, però ci tenevo ad anticiparvelo qui su questo video. Naturalmente chi è arrivato alla fine di questo video potrà sapere di questa cosa. L'argomento saranno i buchi neri, i wormhole, insomma, perché è sempre un argomento molto interessante che molti possono anche fantasticarci sopra, perché comunque se si va dentro un buco nero magari c'è un universo parallelo, magari non c'è niente e la cosa si distrugge. Insomma, i buchi neri sono oggetti celesti particolari, misteriosi, molto complicati da capire, nonché penultimo video che è uscito sul mio canale, ovvero prima di questo, parlava proprio un messaggio parlava proprio del buco nero Sagittarius A, che si trovava al centro della nostra galassia, che a quanto pare ci è passato accanto un oggetto vicino che di origine sconosciuta, non si sa ancora bene cos'era, anche se l'ipotesi più accreditata è che sia stata una stella. Insomma, se volete sapere andate a vedere il video sul mio canale. Comunque, per questo Astro News è tutto. Io spero di essere stato chiaro. Mettete mi piace al video se volete. Ciao belli!